Le aspettative sono altissime, insomma, io ancora devo capire, devo vedere, devo inoltrarmici, però tutti stanno raccontando, amici fidati, che insomma è il suo capolavoro. E quindi insomma sono proprio curioso di capire che cosa può aggiungere in più a quello che è già stato fatto. Quindi. E poi lo vedrai qui in Fondazione Fada con Willem Dafoe seduto metaforicamente di fianco a te. È stupendo, ma poi guarda, io con lui ho avuto anche già la fortuna di lavorare, tra l'altro in un film, anche quel film era in concorso a Venezia quest'anno, la stessa serata di Povere Creature, che è il film di Saverio Costanzo. E quindi insomma finalmente l'alba, no? Sì, è tutto un incontro che quindi avviene. Lo rivedrai, che impressione sì. Ti ha fatto quando l'hai incrociato? Lui è un professionista enorme, cioè sì. Vederlo lavorare, vedere come si calano i personaggi è incredibile. Sono tornato a vederlo perché è il film mio preferito di quelli che ho visto a Venezia per i giorni in cui sono stato a guardarmi dei film. Lo volevo rivedere, ci siamo detti io e mio marito quando l'abbiamo visto, torniamo a vederlo. C'è stata questa occasione nella nostra città, in questo posto, che è Fondazione Prada, che secondo me rappresenta moltissimo l'immaginario che è raccontato nel film. Un po' gotico, un po' onirico, un po' oscuro. La sera Fondazione Prada è un'esperienza nell'esperienza, che è già vedere Fondazione Prada, al di là delle mostre che ci sono, già venire, entrare, l'architettura è fatta proprio come se fosse un tempio, no? Laico, dei sogni, quindi venirci di sera vale triplo. Però non l'ho ancora visto, ho letto tante cose belle, ho visto il trailer e veramente dal punto di vista dell'impatto estetico mi sembra veramente una grande opera e quindi sì, voglio godermelo, ecco. Non vorrei che qualche domanda mi spoileri il finale, quindi sì. E L'Antimos come l'hai scoperto, regista di questo film? L'Antimos l'ho scoperto guardando per la prima volta The Lobster. Quando uscì The Lobster, ho visto The Lobster non in sala, l'ho visto a casa. E da lì poi ho visto Il sacrificio del cervo sacro. Ho detto bene? In alcune postazioni ho detto selvaggio, vabbè. In uno ho detto anche selvatico, vabbè, comunque. Tenete questa buona e la favorita. E lo trovi spiazzante? Lo trovo spiazzante, lo trovo inquietante, però è un'inquietudine che non da cui non riesco a liberarmi, non so come dire, è un'inquietudine che mi piace, cioè è un'inquietudine che mi inchioda e mi affascina tantissimo e penso sia un po' una delle sue cifre, insomma, no? È abbastanza inconfondibile e credo anche, non dico copiata, però presa come spunto anche da altri suoi colleghi e colleghe, da film che ho visto recentemente, che dici, questo ha visto L'Antimos, secondo me. Saltburn, per esempio, okay. È un film che potrebbe essere totalmente girato da tra l'altro, c'è Barry Keoghan che c'è nel sacrificio del cervo sacro e fa, diciamo, un ruolo inquietante al pari di quello del sacrificio del cervo sacro, quindi non so, sta villa incredibile che mi ricorda la Reggia della Favorita, mi fa pensare che la regista di Saltburn abbia visto e apprezzato l'opera di L'Antimos, però magari è una sensazione soltanto mia. Fa un po' tante cose, come lei, no? Che come Willem Dafoe, che è qui super ospite stasera, ha un piede un po' Hollywood, qui in Italia, conosce il jazz set. Ah sì. Infatti voglio parlare con Willem Dafoe stasera di la vita di un americano qui in Italia. Come l'ha già conosciuto, l'ha già incontrato? Ho conosciuto lui 40 anni fa, la prima volta, ma non siamo amici, siamo incrociati a un punto o l'altro durante gli anni, scorsa volta in Venezia, ma voglio proprio cenare con lui e parlare della vita di un americano in Italia. Sì, no, ho conosciuto Emma a un festival di cinema anni fa, ho passato un bel po' di tempo con lei, lei è stata... prima dell'Oscar, il primo Oscar sì, che sì, ha vinto. Sì. No, è simpatica, brava, anche quando ho fatto Saturday Night Live, è molto divertente anche, può essere un comico, lei è piena di talento. Ma io sono, cioè, uno dei motivi per cui questo film mi attira di più è proprio
sono i costumi, perché ho visto che ci sono degli abiti pazzeschi, molto originali, per cui sono molto curiosa di vedere il tra l'altro in Fondazione Prada poi. Esatto, in Fondazione Prada, che è il tempio della moda, dell'eleganza, ed è un posto dove è sempre bello venire. E per quanto riguarda le aspettative generali rispetto al film? Sono curiosa, non deve essere un film banale, non so se mi piacerà o se sarà invece in qualche modo difficile, però era un film che volevo vedere, per cui sono felice, a maggior ragione, di essere la prima col protagonista. Poi. Certo.